Leopoldo II, re dei Belgi, possiede personalmente 260 milioni di ettari dell'Africa centrale ed è il sovrano di 20 milioni di africani. Negli anni 80 e 90 del 1800, i produttori di auto e biciclette del mondo necessitano di grosse quantità di gomma e lo Stato libero del Congo di Leopoldo II ha le più grandi riserve naturali di caucciù. Le terre di Leopoldo sono ricche di oro, un oro nero. Il re decide di fornire all'Europa tutta la gomma possibile e nel più breve tempo possibile. Nell'arco di 20 anni, Leopoldo trasforma il Congo in un enorme campo di lavoro, grande 8 volte il Belgio. Grazie a questo, diventa uno degli uomini più ricchi del mondo. Ma l'aumento dei suoi profitti andrà di pari passo con quello delle perdite di vite umane. Sorprendentemente per l'epoca, sono molti a voler vedere impiccato Leopoldo dal nuovo Tribunale Internazionale dell'Aia. Il Congo di Re Leopoldo è uno stato prigione, dove gli africani non hanno diritti, dove non c'è giustizia né libertà. La loro vita serve unicamente per soddisfare le ambizioni del re europeo. A migliaia di chilometri di distanza, Leopoldo vive convinto che il fine giustifichi i mezzi e il suo fine è arricchirsi. Leopoldo II regna in Congo per un quarto di secolo. Ma negli ultimi anni del suo regno, il Congo viene consegnato allo Stato belga che ne mantiene il controllo in sua vece fino al 1960. All'inizio del suo regno, Leopoldo dichiara: «La mia ambizione è quella di rendere il Belgio più grande, più forte e più bello». Come già suo padre, anche Leopoldo ritiene che colonizzare un paese significhi raggiungere la grandezza. Leopoldo I tenta innumerevoli volte di colonizzare un paese, ma senza successo. Suo figlio non fallirà. All'inizio del suo regno, il Congo è un paese sconosciuto agli europei. Per Leopoldo, invece, rappresenta la sua ultima opportunità. Deve riuscire a colonizzare il Congo a ogni costo. Il sovrano impartisce nuovi ordini. Adesso esige che si dichiari ufficialmente che il Congo appartiene a lui. Una volta ingannati gli africani, il sovrano deve riuscire a convincere ora le potenze europee di avere tutti i diritti di governare la colonia africana. Questa volta non può tentare alcun inganno e dovrà ricorrere alla diplomazia. Nel 1884, le grandi potenze si riuniscono a Berlino per consegnare il Congo a Leopoldo II. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, des terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Per consolidare il suo potere, il re sovrano crea un esercito che in poco tempo conta 16.000 uomini armati di moderni fucili automatici prodotti in Belgio. Lo scrittore Joseph Conrad si trova nello Stato libero del Congo sin dall'inizio. Il suo racconto dal titolo Cuore di tenebra descrive ciò che vede in quel periodo. Presero tutto ciò che poterono per il solo piacere di farlo. Si sono dati al saccheggio, alla violenza e all'omicidio su vasta scala. Tipico di chi non possiede una coscienza. La paura, come anche i lavori forzati, fanno parte della strategia di Leopoldo II per rendere proficuo il Congo. Per amministrare il suo nuovo territorio, il sovrano nomina dei funzionari a Bruxelles e un governatore generale in Congo.
anche se in realtà è lui stesso a occuparsene tramite i suoi rappresentanti e soldati. Quando John Dunlop, uno sconosciuto veterinario scozzese, inventa il primo pneumatico, esplode sul mercato un'improvvisa richiesta di gomma. E il Congo ne ha in abbondanza. Negli anni a venire, le piantagioni di caucciù dell'Asia e dell'America meridionale faranno concorrenza a quelle del Congo, ma per il momento Leopoldo II ne detiene il monopolio. In vista della concorrenza, il sovrano deve riuscire a estrarre quanta più gomma possibile e venderla agli europei. Questo equivale a un aumento di perdite umane. Per Leopoldo, trasformare la sua colonia in una miniera di soldi significa semplicemente aumentare la pressione sul paese. I villaggi in cui crescono le piante di caucciù devono produrne in quantità impossibili e vengono severamente puniti tutti quelli che si rifiutano o non riescono a raggiungere tali obiettivi. Inizia così il regno del terrore. Ik denk dat inderdaad Leopold II morele verantwoordelijkheid draagt voor wat binnen het systeem waar hij achter stond en dat hij heeft georganiseerd. Ja, dat hij daar de morele verantwoordelijkheid voor draagt, natuurlijk. Dat is duidelijk. All'epoca di Leopoldo, i principali testimoni delle atrocità commesse sono i missionari. Vivendo proprio nelle zone delle piantagioni di caucciù, è stato impossibile per loro non vedere quello che accadeva. All'inizio, i missionari si scambiano alcune lettere, in via privata, sulle crudeltà a cui assistono in quelle zone, ma dopo qualche tempo cominciano a scrivere direttamente ai loro superiori. Nel 1895, un missionario in vacanza a Londra rende le stragi di pubblico dominio, ma è costretto a restare anonimo per non rischiare la vita una volta tornato in Congo. I missionari sono testimoni diretti della crudeltà delle azioni punitive operate dal governo. Hanno visto gli indigeni venire percossi con la chicotte, una frusta fatta con pelle di rinoceronte essiccata al sole, fino ad avere la pelle ridotta a brandelli. Hanno visto uomini torturati a morte con la resina bollente. Un missionario descrive con quanto piacere i soldati versavano la resina bollente sulla testa dei prigionieri. Alla fine, il reverendo Schobolm, un missionario veterano del Congo, decide di rendere pubblico tutto ciò che ha visto. Le cose che ha visto vanno ben oltre qualunque immaginazione. I suoi rapporti vengono pubblicati inizialmente su una rivista missionaria, ma ben presto vengono pubblicati dalle testate nazionali europee. Ed è proprio il rapporto di Schobolm che rivela per primo al mondo la pratica del taglio della mano adottata dal governo. Ai soldati di Leopoldo viene ordinato di tagliare le mani destre dei cadaveri. Prima di ogni incursione, a ogni soldato viene dato un determinato numero di cartucce e per dimostrare agli ufficiali bianchi che non sono andate sprecate, il soldato deve portare con sé una mano tagliata per ogni cartuccia sparata. In ogni unità dell'esercito, alcuni soldati sono preposti all'affumicamento delle mani per farle conservare bene. Le mani vengono poi portate agli ufficiali per dimostrare che tutte le munizioni sono state bene utilizzate. Anversa è il luogo d'arrivo del caucciù congolese. Secondo la leggenda, il nome della città deriva dal combattimento tra un soldato romano e un gigante che tagliava le mani. Ad Anversa non si fa mai riferimento al collegamento tra il simbolo della città e l'abitudine del Congo di tagliare le mani. È come se tutti i crimini commessi in Congo siano stati dimenticati o, peggio, non fossero mai accaduti. Un bilan humain
rien ne l'exprime mieux que un adage des gens de l'Équateur. Beto febole iwo, le caoutchouc est la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est deux fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. È nella provincia dell'Equatore che vengono compiuti molti degli abusi più crudeli. Leopoldo divide il Congo in due distretti, ognuno dei quali è sotto il controllo di un commissario, quasi sempre reclutato e pagato dall'esercito belga. La zona dell'Equatore è governata da un ufficiale che ha la fama di essere uno dei tiranni più crudeli dello Stato Libero del Congo. Léon Fievé è esperto nell'uso della violenza come mezzo per far aumentare le esportazioni di caoutchouc. Faceva raccogliere enormi quantità di caoutchouc, praticamente una tonnellata al giorno. I rapporti dichiarano che egli ordinò la mutilazione di oltre 1000 persone. Persino il generale Wais, governatore generale del Congo, definisce la regione equatoriale la terra degli orrori, quando nel 1896 vi si reca in visita ufficiale. Fievé non prova alcuno scrupolo per le crudeltà commesse. L'unica cosa che abbia valore per lui è l'utilità economica del Congo e il caoutchouc in quanto fonte di ricchezza. L'unica cosa che interessa a Leopoldo II è mantenere costante il rifornimento di caoutchouc. Zowel de justitiecommissaris tot de laatste agent, die kregen dus premies. Dus hoe meer rubber, hoe meer premies. Dus die mensen, omdat zij zagen dat men kon moorden en branden en plunderen en sadistisch doen. Le nuove società di Leopoldo II prendono in ostaggio le mogli di coloro che raccolgono il caoutchouc. Le donne vengono rilasciate quando ne è stata raccolta una quantità soddisfacente. Il metodo dell'ostaggio viene organizzato dalle compagnie concessionarie con l'appoggio dell'amministrazione belga e dello stesso re. Les femmes prises à la dernière palabre d'Enquetra me donnent du fil à retordre. Tous les soldats voudraient en avoir une. Les sentinelles chargées de la surveillance des chaînes libèrent les plus jolies. E le viola. Il momento della verità nello Stato Libero del Congo avviene ogni 15 giorni, quando viene consegnato il caoutchouc. Per l'amministrazione questo vuol dire semplicemente parlare del raccolto e del mercato, mentre la realtà è completamente diversa. Per i lavoranti, quello è il momento in cui potranno riavere le loro mogli o subire ulteriori punizioni, se non la morte, se non hanno raggiunto l'obiettivo stabilito. Per gli agenti, invece, si tratta solo di calcolare la loro commissione, mentre per il re quella è la prova che le nuove compagnie concessionarie lavorano bene e servono a produrre maggiore ricchezza. Ma il roi ha un appetit d'ogre, insaziabile. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo, c'est aussi le système des compagnies concessionnaires, avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. Il monopolio di Leopoldo II del mercato del caoutchouc dura oltre 10 anni. Fino a quando le piantagioni dell'Asia e dell'America meridionale non diventano dei seri concorrenti. I profitti di quel commercio sono andati tutti al Belgio, ma quanto sia rimasto nelle mani della famiglia reale è ancora oggi materia di speculazione. All'inizio del XX secolo, Re Leopoldo si trova ad affrontare la prima vera grande sfida nella sua amministrazione del Congo. E questa sfida viene da Londra.
Edmund Dean Morell è uno dei personaggi più sottovalutati della storia. Una società di navigazione di Liverpool gestisce i carichi di caucciù dal Congo ed è in questa compagnia che Morell inizia a lavorare. In breve, però, diventa un importante giornalista che si occupa delle questioni dell'Africa occidentale. È proprio nel porto di Anversa che Morell scopre la verità sul commercio di Re Leopoldo in Congo. Come dirà egli stesso, Morell si trova di fronte a una società segreta di assassini. Morell lascia il lavoro alla società di navigazione e lancia una campagna personale contro il sovrano. Dopo un anno, Morell dà vita al quotidiano West African Mail. In questo modo riesce a raggiungere un pubblico anche maggiore. Morell raccoglie storie e testimonianze su quello che accade in Congo. Cerca anche di assicurarsi la collaborazione dei missionari, ma dopo una prima opposizione a Leopoldo, preferiscono rimanere in silenzio. Tango wana ma kaunchu. Kilo kilo jom. Ma so che ho conquistato. Ma bo mio to bakati ya mabo. Amo susu babo makande konanga ya mwasi. Pe bakata kaye moto. Maboko na makolo. Po alataki pauni. Sin dai primi giorni dello Stato libero del Congo, erano stati pubblicati diversi libri che raccontano tutti gli orrori che accadono lì. Ma il re viene investito da un'ondata di critiche. Inizia così una battaglia verbale. Leopoldo commissiona libri e corrompe giornalisti. Morell reagisce rivelando un altro dei segreti di Leopoldo II. Il West African Mail rivela in un rapporto l'esistenza di una parte del Congo che tutto il mondo ignora. Soudainement, au plus fort des accusations contre l'État indépendant du Congo, on apprend l'existence de l'autre côté du lac Tumba, à 100 km d'ici, du domaine de la couronne. Ce domaine, propriété privée à l'intérieur de la propriété personnelle du roi, a été créé en 1896. Mais son existence a été tenue secrète jusqu'en 1902. Il dominio della corona è 10 volte le dimensioni del Belgio ed è assolutamente inaccessibile. Un solo missionario è riuscito a entrarvi. Morell viene in possesso del diario del missionario e pubblica le atrocità commesse da Charles Massard, un ufficiale belga noto agli africani come Malu Malu. L'uomo bianco, Malu Malu, ho vergogna per la mia razza ogni volta che penso a lui, stava accanto alla porta del magazzino dove quei poveri disgraziati portavano il carico di caucciù. Uno di loro aveva portato una quantità inferiore di caucciù e l'uomo bianco si è arrabbiato, ha preso il fucile da una delle guardie e lo ha ucciso sul posto. Quelli che avevano cercato di fuggire dal paese sono stati catturati e portati al comando. Li hanno sistemati uno dietro l'altro e un proiettile albini li ha trapassati. È un peccato sprecare i proiettili per queste nullità. Il barone Jules Jacques è un eroe belga della Prima Guerra Mondiale. All'epoca di Leopoldo II, Jacques è uno degli uomini di maggiore fiducia del re che potesse governare il dominio della corona. Monsieur le chef de poste, décidément ces gens d'Inongo constituent une bien vilaine engeance. Ils sont venus couper les lianes à caoutchouc à Ibali. Nous devrons taper sur eux jusqu'à soumission absolue ou extinction complète. Prévenez-les que s'ils coupent encore une liane, je les exterminerai tous. Jusqu'au dernier. Il dominio della corona frutta personalmente a Leopoldo II l'equivalente di 231 milioni di euro. Lorsqu'en 1904 Morell fonde l'association pour la réforme du Congo, il vient de lancer le premier mouvement humanitaire du XXe siècle, dont il va faire d'ailleurs une formidable machine pour soulever l'opinion.
L'organizzazione di Morel rende pubbliche in tutto il paese le crudeltà commesse da Leopoldo II. Alla sua fervente attività vengono dedicati alcuni versi. Inglesi, svegliatevi. Lasciate che si accenda nella vostra anima il fuoco di un'ira legittima. Lasciate che il sacro fuoco dell'indignazione bruci per le ingiustizie e le vergogne del Congo. Era un propagandista davvero geniale. Riuscì a portare la questione del Congo sul piano internazionale. Nel 1906, quando uscì il suo libro Red Rubber, ebbe la brillante idea di mettere in copertina un'opera tratta dal libro egiziano in cui il Dio e le anime vengono pesate su una bilancia. Su un piatto della bilancia c'è il ritratto di Leopoldo II in tutta la sua regalità e sull'altro c'è una semplice mano nera mozzata. Quello era un simbolo molto forte per un movimento come il suo. Quell'immagine restava impressa nella mente della gente e riassumeva tutto l'orrore del Congo. Il mostra che queste atrocità font partie d'un système qui, par sa durée dans le temps, son étendue dans l'espace et sa répétition est très certainement le pire des systèmes coloniaux que l'Afrique ait connu. Il re sottovaluta la determinazione di John Harris, missionario a Baringa. A Sua Eccellenza il Vice Governatore Generale. Sono appena rientrato da un viaggio nell'entroterra e ho visitato il villaggio di Nsongo Mboyo. Lo stato di totale miseria e abbandono è assolutamente indescrivibile. Qualche mese fa il signor Pile ha portato lì le sue guardie. Imenega, una giovane donna, era legata a un albero a forcella. La donna è stata tagliata in due con un macete, cominciando dalla spalla sinistra fino al petto, all'addome e al fianco. Questo era il modo in cui le guardie hanno punito il marito della donna. A Bolumba, un'altra ragazza, perché ha voluto restare fedele al marito, è stato conficcato un palo appuntito in grembo. E visto che questo non l'ha uccisa, le hanno sparato. Ho scoperto che in diversi villaggi le persone erano costrette a commettere incesto in pubblico per il puro divertimento dei soldati. Sono rimasto così scioccato da queste storie, Sua Eccellenza, che mi sono preso la libertà di promettere a quella gente, in nome dello Stato Libero del Congo, che in futuro sarebbero stati uccisi soltanto se avessero commesso un crimine. Ancora oggi, Baringa si trova ai confini del mondo. Gli Harris hanno costruito un ospedale che è ancora in uso. Allora come adesso, i missionari si sono trovati davanti alla guerra, al terrore, alla privazione. Allora come adesso, devono affrontare il flagello della malattia del sonno. Ai tempi di Harris, il Congo è un paese lacerato dal commercio di caucciù. Oggi è devastato dal commercio di diamanti, di oro e di altri minerali. Il risultato per i congolesi è sempre lo stesso. Generazioni di sofferenza, un'intera archeologia dell'oppressione. I giudici della commissione sono stati opportunamente scelti dal re per assicurarsi che il risultato dell'indagine sia a suo favore. Ma John Harris ha messo insieme un gran numero di testimoni congolesi pronti a parlare. Non appena i giudici ascoltano le testimonianze, il piano di Leopoldo inizia a crollare. Tango tokomaki na mboka Bolima, nkumu ise kifaso, azalaki na kati ya ndako na ye. Babomaki ye na kapita ise kitoki. Esika moko babomaki pe basi mibale ya ise kifaso na mwana moko ya muke. Bakataki ye na eteni mibale. Bafunguli pe libumu ya mwasi moko. Totiti mabumu ya mwana oyo tobomaki likolo ya bandako. Totie pe
likolo ya banzete ya mike mabumu ya mwana wana tango tozongi na baringa mundela pengoli basinzili nyonso atoni bango po anini babomi batu mususu te pe po anini bakangi ata moto te. Per tre mesi la commissione di Leopoldo raccoglie le prove per il rapporto finale. Una testimonianza risalta tra tutte. Lontulu, un capo di un villaggio vicino a Baringa, arriva senza preavviso. Porta con sé 110 ramoscelli. Ognuno di questi rappresenta uno degli abitanti del villaggio uccisi dal governo. Dispone i ramoscelli davanti ai giudici e li chiama per nome. Watu, Chef Yembe, Kumu Yangi, Kumu Mai, Kumu Binzo, Mwana Kwa. I belgi non perdonano il gesto di Lontulu e poche settimane più tardi l'uomo viene torturato a morte. Ma quando la commissione lascia il Congo, il governatore generale si suicida. Si taglia la gola con un rasoio. Quando John Harris torna in Inghilterra, il giornalista W.T. Stead gli chiede se secondo lui Leopoldo doveva essere condannato all'impiccagione dalla Corte di Giustizia dell'Aia. Harris risponde: credo che qualunque tribunale internazionale che abbia i poteri di un tribunale penale potrebbe, sulla base delle sole prove della commissione, mandare i responsabili al patibolo. Ma a quei tempi era impensabile. Per la prima volta, gli intellettuali e i capi religiosi belgi prendono apertamente posizione contro il re. Ci sono reali probabilità che il Congo venga annesso al Belgio. Morel osserva compiaciuto mentre il regno di Leopoldo II in Congo si avvia verso la fine dei suoi giorni. Quasi come se ammettesse la sua colpa, Leopoldo ordina di bruciare tutti i documenti ufficiali del Congo che potrebbero incriminarlo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui dit-il n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apportez les preuves de ce que vous dites, les preuves que Léopold II a détruites. Fino alla fine, il re è convinto che il Congo appartenga a lui e a lui soltanto, ma nessuno lo ascolta più. Nel 1908, il Congo diventa una colonia del Belgio. Il paese offre al sovrano 50 milioni di franchi in segno di gratitudine. Leopoldo muore l'anno seguente. Avrebbe voluto un funerale in forma privata, ma la sua richiesta non viene esaudita. Al funerale, il suo corteo funebre viene fischiato. Alla fine del suo regno, Leopoldo diventa l'uomo più odiato d'Europa. Le statue di Leopoldo II sono in realtà un monumento al diniego di una nazione. Nonostante vengano innalzate dopo che il re è morto nel disonore, viene spudoratamente rappresentato come un grande civilizzatore e benefattore. Poco dopo che il Congo è diventato una colonia belga, i nuovi padroni cominciano a predicare la loro dottrina coloniale, che presenta il Belgio come un paese che avrebbe portato la civiltà e trasformato il paese selvaggio in un paradiso. Questa litania viene proposta ripetutamente a chiunque sia disposto a sentirla. Il nuovo Congo belga si rivela una grande fonte di ricchezza. Ci sono diamanti, oro e minerali pronti a essere estratti dal governo belga. Prima di cedere il Congo al Belgio, infatti, Leopoldo II aveva creato una gigantesca industria per l'estrazione dei minerali.
Perché il Belgio non dovrebbe sfruttare le risorse naturali e goderne i profitti senza sentirsi in colpa? I belgi sanno che ormai i loro investimenti in Congo hanno alla base una buona causa e possono beneficiare dei vantaggi senza provare vergogna. Gli africani conosceranno la vera civiltà e il Belgio diventerà più ricco. Alla fine, il re Leopoldo aveva ragione. Il Congo coloniale, economicamente prospero, avec ses noirs heureux e reconnaissants envers la Belgique, c'est une légende inventée de toutes pièces. La storia sanguinosa del Congo è continuata. Dal 1998, 4 milioni di persone sono morte in Congo a causa della guerra civile. In precedenza era stata imposta dall'Occidente una crudele dittatura e prima ancora c'era stata la colonizzazione. Le Nazioni Unite continuano a scrivere rapporti che indicano che il Congo ancora oggi è un paese sfruttato. Eppure a Bruxelles, pochi anni fa, è stato eretto un altro tributo a Leopoldo II. Il sovrano ne sarebbe molto fiero. In nessuno dei documenti rimasti relativi al regno di Leopoldo o al suo stato libero del Congo esiste la minima traccia di ammissione di colpevolezza, né il minimo rimorso. Ma chi può dire a cosa pensava il re mentre moriva nel 1909?